Forse così ci siamo. Buonasera. E siamo qua con il buon Sony. Allora, vediamo un po'. Come va, ragazzi? Spero tutto bene. Allora. Oggi andiamo a vedere di fare tutti i livelli, almeno quelli fino adesso, quelli che abbiamo un po' accennato nella puntata precedente, e andiamo un po' a vedere se riesco a farli, ecco, quindi non lo so. Vedremo un attimino. Ah, allora. Aspetta, un attimino. Se non va il controller. Allora, aspetta. Allora, come al solito non va qualcosa. Se non posso, magari lo rifacciamo. Prima facciamo così, ora mettiamo il controller. Magari un attimo. Stoppato, un attimo. Ok, ora mi si dovrebbero sentire benissimo. Ogni tanto, se non dà fastidio qualcosa, se no proviamo un'altra cosa. Perché questo mi sa che ci vuole col controller. Comunque, io l'ho fatto col controller, quindi ok. Ah, ok, questa volta funziona. Perfetto. Andava prima messo il controller, pensate un po'. Allora, opzioni. Allora, quindi partiamo da scegli il livello, quindi lo scegliamo. Ovviamente partiamo da questi qua, poi andiamo verso questi. Mentre lo sfumato. Ok, vai. Ok. Quindi andiamo con questi qua, ieri abbiamo già un po' visto. Di qua, opla, vai, buddy, ragazzi. Controller, come ciao Ema. Questo gioco si chiama, è fatto da, non so se lo conosci in realtà, perché questo forse è una cosa fatta dai fan, è un fan games, ma open Sonic. Non so se hai proprio sentito parlare di questo oppure Sonic in generale. Io sto qua, l'ho scoperto da poco in realtà, non è che. E consiste nell'avere, vedi, questi personaggi. C'è anche lui, cioè per esempio. Gli occhiali magici. Come si fa a romperlo? Buonasera. Ah no, no, Sony su PS. Oddio, Sony su PS1? Non lo so, sai? Perché Sonic su PS1 può darsi, non so. Non lo sapevo. Buonasera. Comunque, non lo sapevo. Porta Sonic. Ti chiamo normalmente. Ti chiamo. Boh, ti dico buonasera e basta. Non vedo perché ti devo chiamare, non è che. Non siamo al TG che devo chiamare. Comunque sì, buonasera, buonasera. A me ispirerebbe avere Manuel Arcuri, però non è che si può. Allora, intanto dicevo, questo qua è fatto dai fan, perché ci sono tutti i personaggi. Quindi abbiamo lui, e quindi. Vedete come vedete adesso. Ieri abbiamo un po' iniziato a fare questo, abbiamo poi iniziato a fare questo qua. Ciao Jack. Porca troia. Di Sandra Milo, ma io no, però non ho quelle tendenze ad andare con i vecchi, però.
Ok, ieri eravamo andati un po' avanti, un pochettino. Poi vedi, puoi usarli tutti e tre. Addirittura per aprirti le porte ti serviranno per forza i tre, come in questo caso. Vedete? Ecco, lui c'ha per esempio il... Ok. Quindi sto un po' portando un po'. Cioè, poi per esempio fa vedere anche di cose invisibili, come vedete qua. Non so cosa è successo. Cosa ha avuto 6 vite? Oh, 6 vite. Ok, bene. Ok, questo ok. Un po' di qua. Opla. Se vuoi te lo passo. Ah, no, ok. Difficile, difficile. Può succedere, però. Ah, ecco, vedi. Devo passare di qua. Ok, allora. Devo lasciare un po' di livelli. Ok, bene. Questa è una mod che ho trovato, infatti. Ora, boh, anche proverò vari giochi. Tanto qua si può, perché tanto qua è fatta apposta sul canale. Non lo porterei sul mio, però vediamo. Non lo so, non lo porterei sul mio, però. Ehi, cornuto. Adesso riesco neanche più andare avanti, bene. Questo cosa fa qua? Non si sa. L'ho ammazzato quello. Vabbè. Ok, questo invece cos'è? Oh, non si sa. Un'altra cosa, intanto lui sta mietendo successi su successi. Ok. No. Adesso. Vabbè. Allora, andiamo di qua. Qui c'è anche degli occhialini che servono apposta. Ok, aspetta. Non so cosa sia la maschera di... boh, sai che non lo so. Blubega, credo che dica. Non so, una roba di. Non so. Guarda, comunque, Crash 1. Mi rifiuto di portarlo perché non voglio bestemmiare in maniera veramente brutta. So, qua il teletrasporto. Però magari c'è qualche mod di Crash. Sono sicuro che qualche mod di Crash prima o poi ce la proveremo. Non lo so, non so cosa dice. Sì, effettivamente. Ma sai, non. Io mi ricordo che il 2. Beh, io perché non ho mai platinati, già, a parte un paio. Non ho mai voluto. Oh, non credi che quello. Ah, vabbè. Ok, quindi partiremo da qui. Ok, oh, corre, opla. Ha picchiato sto cornuto. Vai via tu. Ok, ecco, ci vuole per forza gli altri. Vedete qua, vanno gli altri per forza. No, non vai.
Questo per esempio si arrampica. Questo addirittura Platy vola. Anche lui. Anche lui evita quello. Ok, perfetto. Ok, andiamo. Oh. Oh sì, cavolo. Ma io Crash sinceramente, a parte il 2 e il 3, il 3 l'ho adorato tantissimo, tant'è vero che l'ho portato varie volte in live ai tempi, no? Ma il 2 anche aveva dei livelli, però il primo veramente da, il primo è da smadonnare come Dark Souls, eh? Cioè si smadonna, eh? Cioè. Poi ecco. Un po' se riesco stasera a farmi tutto Sonic. Che mi piace di più? Il 3 è quello che mi piace di più. Tranne proprio quelli della moto, mi ha fatto cristare parecchio quando dovevo vincere. Mi ha fatto tirare giù delle madonne. Parecchi grossi, parecchi. Quello proprio delle moto è proprio è. Quello delle moto. Porca troia, ma che è? Molto meno l'uno. E il 4 l'ho provato da te. E accidenti se devi tirare dei bestemmioni. Accidenti se devo tirare dei bestemmi. Oh, cos'è qua? Oh. Gli occhialini sono nascosti questi qua, eh beh. Guarda quanti ce n'è qua, ma pensa. Dai, il 4 l'ho provato, secondo me. Ok, benissimo. Vado piano perché può ribeccarmi qualche cosa. Ok, però posso far così. 4 l'ho provato da te, sì, sinceramente. Ma è di meglio, eh? Non è tutto sto gran gioco. Ok. Con calma, andiamo con molta calma. Teletrasporto, attenzione, c'è il teletrasporto qua, non mi ricordavo, eccoli qua. Quindi che devo fare? Adesso vediamo un po' di qua. Ok. Oh. Oh. Ah, sì. No, si è stancato. Dove raggio? Ah, sarà di qua giù. Oh, la musichetta non è male, però. Devo dire la verità, non è male. Comunque l'hanno fatto di fan sta roba, credo, eh. Sempre bello quando si può dare una mano e rifare un titolo magari che
che piace. A me sinceramente non sono mai stato gran fan di Sonic, ma per il discorso che forse non li ho giocati bene tutti, anzi. Ok. Vai. Vai, buttati, grande. Opla. Oh. Ma che carino che è questo. Oh. Ma che cosa fai? Sei fuori? Oh, vai via. Picchiato. Vai, vai, vai. Dai, dai, guarda, arriva. Che? Opla. Opla. Comunque la musichetta non è male, eh. Ok, grazie dell'urchino. Ok, abbiamo chiamato gli altri due, perfetto. Quindi, due. Cazzo vuole questo? Via. Oh, vai Sonic. Oh, vai Knuffle. Oh, sarebbe quasi quasi il caso. E infatti, per quello ho chiamato lui. C'è qualche nemico. Ma forse imparando ce la faccio anche a fare quella cosa là. Se con controller non so che tasto sia. Ok, vai col secondo atto, diciamo, secondo atto. Ok, terzo atto, vai, aspetta. No, questo, no. Ok, qua ma so c'era quella cosa lì. Okay. Vai, oh, qua si possono fare punti. Situazione meta, esatto, sì, sì, questo è più di citazione sicuramente. Io vedo, ora faccio così, ma per fare un po' di punti, Vai, 8.000, 8.008. Però poi dovrò, io con Meta Slugger saranno 25 anni che non ci gioco. Quando andavo a Luna Park in sala giochi. E... dove è andato? Oh. Quindi sono passati anni, quindi prima o poi cercherò di riportarlo, dai. Allora, sì, beh, certo. Che poi in realtà non credo ci vuole così tanto, però. Ehi!
Ok, no, sono contento. No! Eh beh, allora così. Guarda quanti punti che sto facendo. Fuori? Sì. Ok. 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 Fatto fuori, bene. Oh, abbiamo finito. Oh, vai. Oh yeah, abbiamo fatto. E ora andiamo al livello dove ci siamo fermati ieri, che è l'Exotic Paradise. Poi semmai dopo lo si possa anche selezionare i livelli, è questa buona cosa. Anche qua cambia musica, bello bello il paesaggio. Non so se è tratto da un qualcosa. Non so se è tratto da un videogioco, cioè se è da uno dei Sonic, ma che non ho esperienza bene con i Sonic, non ce l'ho. Se no, cavolo, veramente bravi. Veramente me lo tengo sto gioco. Veramente me lo tengo sto gioco, questo gioco. Sono nuovi. Ah no, ho sbagliato. No! Ho sbagliato, ho sbagliato. Ah, giusto! Ok, giusto qua devo. Secondo me sì, ma sono veramente bravi. Se l'hanno fatto loro, guarda. GG, eh. Molto bravi. Ok. Vediamo lui, perfetto. No! Ho sbagliato, mamma mia. Che disastro. Allora. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, vai. Ok. No! Sbagliato. E un po' di qua. Ok. Cos'è? Non si capisce, vabbè. Sarà qualcosa di buono, spero. Ah, sarà immortale, una cosa del genere. No! Non so cos'era qualcosa. No, ero sul cazzo. Qua ci può andare, credo, solo lui, perché vola. Mente. No, ma che cazzo, ma non si può fermare questo coso? Si può uccidere, davvero? Ah.
Come cazzo si fa a fermare sul coso? L'ape? E dai, cazzo! Come si fa, amico? Che palle! È il peccato, ma veramente, oh! Ora è il peccato che servirà per tirare la smadonnao. Ok, oh, aspetta, ma la sono evitata? Più veloce di me, dai, dai! No! Ma come si fa? Ma veramente, ma è impossibile! Che cazzo si fa qui, oh? Impossibile! Meno che... non si... aspetta... Oh, fa vedere che l'ho ucciso. Oh, grazie a Dio. Ok. Grande di Lord Sadler, sì, può essere. Az, adesso... Oh... Az, devo piscare lui. Ma lui si arrampica però. È morto veramente. Oh, sì. Ah, lui è ancora lì. Porca miseria, su qua. È ancora lì, eh. Ok, però lui vedi, lui si arrampica per esempio. Poi c'è Sonic che sta lì. Mamma. Ok, vedete lui, lui tranquillo si arrampica. Il problema è che dove si arrampica adesso se... Ah, lui plana. Perché è puzzola? Dai! Non volevo far così. Brutto coglione. Ok. Se sei tu batti le mani, non credo. Ah, no. Porca troia mia, mo adesso è un casino perché io... dai, minchia, ma non è possibile! Ma porca troia, come si fa adesso? Devo andare a prenderlo. Lo sapevo che perdevo. Aspetta, forse si fa così. Ah, vedi? Ok, lo porta su. Ah, mi hai scritto, Ere, scusami, aspetta. Ti scrivo, rispondo subito. Ok. Fatto. Allora, adesso devo andare a prendere lui, infatti. Non immaginavo che dovessi prendere questo ciabatto. No! Ma come
cazzo si fa sto livello? Perché bastard? Ma vaffanculo. Ok. Porca miseria. Ok, vediamo un po'. Ah, se qua. Poi lui è fondamentale, credo, perché vola. Quindi ci vuole per forza uno che voli, cioè. Missile. Oh. Ok, adesso vuole lui per forza. Okay. Un bel casino. Sto punto ci devo lavorare. No. Uff, mamma mia. Ok, quindi no. Adesso aspetta. Prendo uno di loro. Allora. No, non ce l'ha fatta. Perché? Perché ah, no, perché deve infatti devo andare loro. No, lui non può. Allora, vediamo un po'. Lui per un pezzo lo posso portare, secondo me. Un pochino, infatti. Ok. Non ho capito cos'è quel coso. Non mi scrivere delle domande stupide, eh. Mi raccomando. No! Ma che cavolo, come si fa a fermare quest'ape di merda? Minchia, ma che palle. Sì, lo so, ho capito, e ti ho risposto apposta. Tipo, non mi fai domande sciocche. Allora, già ingarbugliata. Dove è andata a finire quell'altro? Mio, perché? Non pensavo di dover crestare così tanto su Sony. Ok, dove è andato? Ah, eccolo qua. Vabbè. Allora. Ok. Uno fresco, quindi. Allora, no, è stanco. Vabbè. Ok, andiamo di qua. Vai. E ci appoggiamo un attimo qua. Perfetto. È indifferente. Ma perché? Ma perché? Ma che cavolo? Maledetto, vedi. Aspetta, però. Ecco, no, scemo, se non si buttava così. Morì. Mi conviene fare. Ma ti ho detto, mi indifferente tanto, cioè se vedo nomi strani ti ignoro totalmente, quindi no. È un meme che non fa neanche più ridere quello che metti, cioè. Quello, solo che quello lì è un reato, perché si chiama perché ti sta impersonando, quindi. Quindi non è che a me fai un torto, te lo fai da solo, però. Ma
un po'. No, ma non posso proprio, minchia. Non la faccio proprio allora. Devo evitare. Che cazzo si fa a evitare? Cazzo, a questo punto mi richiederanno un poco a fatica. E vabbè. Quello è un reato. Vabbè. Per me è lo stesso, tanto non l'ho messo io, tanto che mi frega. Allora, aspetta. A questo punto mi farà bestemmiare, non poco, paura. Oh no, aspetta. Ah no, aspetta, ecco. Però cavolo, ma... Ah, no, ho capito. Ho capito. Che eccesso, amico. Allora... No. Oh no, devo andare a prenderlo. No. Devo andare a prenderlo. Ancora, scrive minuscolo. Porca miseria. Oh. Porca miseria. Ah no, vabbè, ma... E poi in realtà non credo che... Però, andiamo a vedere di qua. Oh, mi tocca veramente andare a prenderlo, sto qua. Non c'è un teletrasporto. Ma perché fa così? Ma basta scrivere minuscolo, cioè non è una cosa, oh mio Dio, possibile, voglio dire. Ecco, perché adesso? No! Merda! Stupido personaggio. Ma no, non posso. No, ma perché? Ma cosa hai scritto? Grazie, non so cosa ha scritto, ma... Ah, vabbè, ok. Ah, ok. Grande. Troppo moderatrice. Allora. No, come si fa? Perché devo andare a prendere il tuo strutto? Vaffanculo, cioè. Pensa. Ah, giusto, però è vero, quindi adesso meno male che ho salvato, mica. Ovviamente domani entriamo nell'orbita di domenica, quindi vi ignorerò come al solito. Come al solito. Sarà una buona giornata, perché non sentirò parlare di Twitch, meno male. No, non me so neanche accorto, non me lo dicevi te. Domani festa. Domani, sì, in teoria sì, sono in festa, sì. Si dorme. Sì, anche. Sì, anche, si dorme, certo. Si dorme sempre, si dorme. Ecco. Ah, si fa il teletrasporto qua? No. No, ancora. No! Oh. Ok. Ah, hai capito. No, scusami, sì, lo so. Ho letto. Scusami se... Non è che io dormo, sì, io dormo poco generalmente, non dormo tanti, perché vado a letto tardi. Dice che i geni vanno a dormire sempre tardi. Infatti. Ok, ma mi piace più lui. Dai, merda umana. Oh. Ecco qua. Oh. Schifo queste api. No, non è in tutti i casi, purtroppo. Forse così saremo tutti geni. Nel mio caso è quasi sicuro che è così, perché sono molto nottambulo, non sono giù. È vero, ti dice anche quello, infatti io vado a quell'ora.
Quindi sì. Nel mio caso, infatti è così, infatti. Nel mio caso è così, infatti. Nel caso di altri non so, non credo. Conosci la mossa spin deck? Premi giù, poi salto. Aspetta, no. Minchio. Ma in realtà non sono proprio le tre, dovrebbe essere le 3:15. In realtà sono le 3:15 che hanno questa, non sono proprio le 3, sono le 3:15. Che si dice l'ora del diavolo, no? Non sono le 3. Perché? Ma cosa cavolo è successo? Oh. Ma sono tutte fregnacce, porca miseria. Tutte fregnacce. Oh no, io a me piace dormire di giorno. Oh, ben finito. Nico, ti corretta, fai bene a aver paura. Anch'io avrei paura. Ok, 2. Oh. Cazzo che mi scoccia, amici. Mamma mia, sta puttanata. Allora. Sì, ho visto. Ho risposto adesso. Ancora, scrivi minuscolo. Madonna. Porca miseria. No, non è che basta farlo minuscolo e il problema no, non sussiste. Perché cazzo? Affanculo. Sonic di merda. Perché è giusto così, per quello. Ripeto. Perché è come se tu stai urlando in faccia a uno, non va mica tanto bene. Ah. Vabbè. Poi quando ti sospendono. Bisognerà aumentare questa cosa secondo me, eh. Eccolo qua. Lo sapevo che. Cazzate, non se ne fanno, non siamo contenti. Affanculagno, ma è possibile? Vai. No, no, mi sa che qua è il caso di aumentarlo invece. Non abbassarlo. Quasi quasi potrei vagliare anche l'ipotesi di aumentarlo, qua. Questa porta del DN. Solo Sonic può oltrepassare. Perché? Cos'è? Spero, aspetta. Proviamo a portare Sonic qua. Ma perché è Sonic? Solo Sonic. Vabbè. Cazzi suoi. Cioè, non è un problema che mi riguarda. Ah. Sì, ho capito. Se solo Sonic può, mi dici come fai? Quindi la facciamo qua. Non è un problema che mi riguarda, onestamente. Oddio. No. Questa non l'ho capita però. Allora, se solo Sonic viene. Dove devo andare di nuovo di qua? Però cavolo. Boo.
che non si nominano, penso, persone che non ci sono, penso. Non è educato, ecco, nominare persone che non possono controbattere, anche se è poco a controbattere, però. Ecco, tu mi dici... Ah! Ti leva? Boh. Non era in questo caso, quindi... Allora, fammi capire perché devo fare. Adesso non mi distrarre. Ma che ti frega te di chi toglie? Evidentemente è stato tolto perché, non lo so. Ah, per un paio perché c'è scritto una cosa che non va bene. Un paio l'ha tolti lei perché c'è scritto una cosa che non va. Infatti. Ah, un altro perché non si parla di chi non c'è. E poi gli altri non ho visto. Questa non l'ho capita, però. E solo Sonic può. No, non voglio uscire. No! 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 Ok. Ok. Porca puttana. Sta venendo un accidente. Come si fa qua? Aspetta. Ma se Sonic non può, vuol dire che... Cioè, sono l'unico. Vuol dire che si può fare. No? No. E adesso? No, si può. Ma come non si può? Non è possibile. Questa non l'ho proprio capita, questa cosa. A meno che non devi andare a un altro punto e attivare quello. Cioè, può essere, però. Vediamo un po' se è vera quello che penso io. No. Ma che strano. Che strano, però, minchia. No, merda umana. Lei è questa però. Inspiegabile però. Ah, ok. Ah, vabbè, allora, ok. Ah, vedi? Vedi? C'era un qualcosa che... Ecco, infatti. Ok, benissimo. Opla. Vediamo un po'. Ok, lui. Mettiamolo qua. Poi mettiamo Sonic. Vai. Ok. Ok. Ok, perfetto. Io vado di qua. Mamma mia. Cos'è questo? No, ti prego. Ma non si può. Non si può sta cosa. No, invece sì, a quanto pare si può. Allora. Vediamo che vada a lui. Lui no, Sonic no, tu no perché non vai bene. Allora ok, perfetto. Ah, ok, devo ripartire. No, ma sono morto. Come ho fatto a morire? Che cavolo. Porca puttana lì.
Ok. Sali, sali, sali. Vai. Ok, siamo tutti e tre. Perfetto. Ma perché? Perché mi deve rompermi le scatole? Ma che palle! Ecco, al solito. Porca miseria, ma pensa a Teo. I punti sono belli, belli tosti, belli scoccianti come al solito. No. Ovviamente no. Allora, domani mattina non, comunque non faccio live. Avevo prenotato, ma sempre gente a casa la domenica, quindi non posso. Dragon Ball, prima o poi lo finirò, Dragon Ball, sono sicuro, prima o poi riuscirò a farlo, ragazzi, non vi preoccupate. Un giorno. Non c'è qua i comandi, non li abbiamo. Non li abbiamo qua i comandi. O se ci sono, non sono miei. Quindi. Che vabbè. Probabilmente lunedì. Lo so, ci vorrebbe, ma. Esatto, beh. Però mi indica sopra, quindi vedi, probabilmente sbagliavo a fare sta comoda, perché in realtà mi indica su. Oh, su dove? No, non credo, Ah, già è vero, ci vuole Sonic. Ah, oh, bella sta cosa. Ma sai che? Ma mi sembra strano. Oh, perché? Oh, maledetto. Quindi devo andare a prendere. Ecco, sbagliato, avrei dovuto prendere Nuffle. No, allora, aspetta. No! Ah, no, ho sbagliato. Ho sbagliato quindi. No, ti prego. Ah, ma come faccio a farli passare tutti e tre, tra l'altro? È impossibile, sai. Prego.
Aspetta, vediamo se fai su. No, non riesce a trovare su, cazzo. E sali, merda. Non sale più il successo qua. No! No! Porca miseria! Peccato! Penso che prendo... Oh, bene, bene, sono contento, sono contento. No, in effetti no. Bene, molto bene, molto bene. Vado. Ma che palle sto punto. Ma infatti. Ah, bene, mitica. E basta, io mangerò meno come al solito. E dai, cornuto, mi... Oh, se non fa lo schemo tutto. Ah, ok. Bene, lo so. No, io no. Ah, non lo so, sai che non lo so ancora, è un mistero della scienza ancora. Un mistero scientifico. Niente, eh? Allora, quindi. Un po' se invece se fosse lui invece che... Invece fosse lui che invece... Ecco. Sì, sono d'accordo, esatto. Minchia, ma ragazzi, come si fa a passare il livello? Oh, porca Eva, ma quante cazzo di ore ci devo stare qua? Infatti secondo me... Ecco, vabbè qua ormai... Quante ore devo stare qua a capire? Cioè, ho capito un po', ma che cavolo, ma... Sali, sali, sali.
Esatto, peccato che qua non c'è niente. Peccato. Di andare lento, ok. No, ma perché non ce la faccio? Immo, fermava fangulo, va. Vediamo un po' il prossimo livello com'era. Ovviamente. Meno male che ero al primo, quindi al top Paradise atto 2, vai. No, era forse questo? No, era questo il 2. Ok, ok, no, questo è impossibile. E sì, usciamo. Atto 3, tra l'altro. Ok, atto 3, vai. Quindi questo non l'ho superato, per fortuna c'è questo, ok. Chi è questo? Chi è sto hit? No! Che è successo? Sono già morto! Madonna! Ecco. Oh. Vaffanculo, Sonic. Alex. Ciao, Alex. Serial killer. Ma potrebbe essere un grande raduno in realtà, non è mica impossibile, deve essere un grande raduno per noi, ragazzi. Scherziamo. Quindi come si affronta questo coso? Vaffanculo! Ma vaffanculo, ma perché devo fare ste robe? Mi sa che qua salteremo... Ma se io mangio 4 pizze ho fame. Beh sì, in effetti sì, potrebbe essere grave, sì. Comunque sì, andiamo, andiamo tutti insieme. Ovviamente andiamo. Sì, andiamo. Cioè a Milano l'hanno fatto, però non lo sapevo sta cosa. Beh, oddio, ci saranno i principali, perché tutti. La vedo difficile tutti, Tutti la vedo francamente difficile, ce ne sono veramente troppi. Saponi. Quella sì, quella era in Sicilia, caso strano. Come? No. Questo schifo.
Non credo che si faccia così, però. Vabbè, io più o meno ho capito un pochino. Eccoci. Ma oggi mi hanno detto che sei diventato mod, Alex. Oh, molto bene. Bravo, Alex. Così si fa. Mi raccomando, porta sempre in alto il nome di un certo paese. Ah, signore, ma dai, che palle. Mi hanno detto che. Ma veramente, se la scelta ci sarà motivo, no? Ah, non si discutono le scelte dei canali. Per me, boh. Vedrà lui, se poi vedrà che ha sbagliato, lo toglierà. Vaffanculo. Cazzo, si fa sto livello. Vabbè, ho capito, va. No, ma li devo saltare tutti. Che cazzo è qua? Li saltiamo tutti. Cioè, li proviamo. Ho detto finiamo Sonic, ma. Attenzione, qua. Cos'è? Questo è stato all'inizio del progetto. Puoi vedere? Divertiti. È un bel livello. Che cavolo ha fatto questo? Ah, questo è il progetto di quello lì che l'ha fatto. Bello. Mi piacciono questi qua, almeno sono più facili. Bellissimo sta cosa. Il super boss. Domani è di nuovo primavera. Mamma mia. Oh, prima c'era il sole. Ah, questo è. Ah, ok, no. Questo qua è il super boss. No, ok. Praticamente prima ho detto, ma c'è il sole. Non credo di poterlo portare in live, sai. Non credo. È quello di prima. Praticamente arriva fino a questo, praticamente è arrivato quasi alla fine, template. No, non si cancella la verità, ma sta male commentare le scelte degli altri, non lo reputo simpatico, quindi si cancella. E fa bene cancellare, assolutamente, non si discutono le cose degli altri, bisogna solo stare in silenzio. A mio avviso, io mica vado a mettere becco nei canali degli altri, a meno che non fanno qualcosa che mi riguarda. Ripeto, se l'ha scelto ci sarà motivo. Cos'è sta roba, dall'altro? Almeno per me, per gli altri, può essere quello che vuoi. Io non discuto le cose degli altri. A meno che, ripeto, non riguarda me, allora quello. E la sua opinione evidentemente non interessa a chi ha fatto lui, cioè chi evidentemente non interessa, cioè nel senso, io non dico niente, non è mio il canale, figurati. Per dire. Sì, no, non è quello, il discorso che se uno è. Oh. Ah, ma si possono includere? Non è che dico che. Cioè. Che chiunque avesse messo, non è solo uno. Chiunque. A mio avviso, ognuno mette mod che vuole. Cioè. Poi, legittima. L'opinione è legittima, però poi finisce lì. Infatti, io non ammetto, per esempio, quando si discute esempi di quelli che metto io, per esempio. O delle scelte che faccio io. Io non. A parte che io poi non mi interessa l'opinione degli altri. Se so di mettere una persona perché so che in certi sensi mi fido, no? In certi sensi. Sì, no? Ma infatti non lo vado sul mio canale, quindi. Cioè.
quello che ho messo io è perché comunque mi fido abbastanza relativamente. Poi per carità non mi fido di nessuno, non mi fido. Ho imparato nella vita a fidarsi, ma insomma, fidarsi bene ma non fidarsi meglio. Però in questo caso, come ho messo io, mi sento di una buona scelta. Se poi si toglierà, lui lo capirà. Nell'ultimo che ho messo io. L'ultimo commesso, cioè nel senso ci si fida ma non ci si fida, dipende. Se poi farà casino io dirò e si toglierà tutto là, non è caso dei test per provare materiale relativo, divertiti, ok. Non è che lo sa benissimo persona che lo posso anche fare, non è che non sono mica abbonato. Allora, questi sono tutti i tutorial, signori. Quindi andiamo a vedere un po'. Ma comunque, se uno ci avesse voglia di bestemmiarci, io una possibilità, ragazzi, ce la darei a sto gioco. Può trovare molto divertente. Infatti, sto qua penso che me lo terrò. Me lo tengo perché è un bel gioco. Comunque, nonostante io, infatti, avete visto che sono una mezza schiappa sto gioco. Non è che sia, oh mio Dio. Portiamo sto ebete di Sonic qua. Sto schifo. Io non sono un gran giocatore, nel senso. Vaffanculo, sei proprio hit, sei. Non si scrive in maiuscolo, madonna. Come devo dirla sta cosa? Mamma mia. Vaffanculo, ma vedi che. Ma. Che hit che sei. Tiè. Questo non lo fai più. Ne avevi tu. Non so, ma perché oggi è il compleanno di qualcuno che ha fatto cose così per sorpresa. Comunque. Il discorso. Ma io, sinceramente, non mi sono mai lamentato in modo. Ho avuto sempre dei mod, anche su YouTube avevo dei mod affidabili. Uno era Hader, chiaramente. L'altro era un'altra persona che era Pietro, che non si scrive a maiuscolo. Porca miseria. E mi sono sempre fidato, infatti, i tempi. No? Poi beh, Pietro poi è cresciuto, quindi avrà i suoi fatti da fare, giustamente. Ogni tanto ci sentiamo. E io l'ho conosciuto lui quando aveva 13 anni, quindi è diventato mio mod a 13 anni. Persona molto intelligente, cavolo. C'era da farci dei bei discorsi. Alla sera ci sentivamo in party tutte le volte. E sì, praticamente l'ho addestrata io a fare la mod. Quindi è diventata. L'ho addestrata io. Quindi. Ovviamente passa. Cioè, mod a me perché sono io, nel senso. Lei non è. Non è. Ma anche Pietro era bravo, eh. L'avevo addestrato io, lui era già mod da un altro in realtà, da un coglione, però. No, scemo di guerra. E quindi l'ho conosciuto lì. Poi c'è, insomma, ci sentivamo sempre, uno di quei rari casi in cui mi trovo bene. No. Uno di quei rari casi in cui mi trovo bene con uno molto più piccolo di me, infatti lui aveva 13 anni, ne avevo forse 2017, avevo tutti 30, forse. No, 29. In quei rari casi in cui ci si trova bene perché la persona è intelligente. Manca adesso, lo è sicuramente. Tanto ci sentiamo, proprio un amico. Sa molte cose mie personali, cosa che molti di voi non sanno e non sapranno mai. Ovviamente. E, insomma, è stato bravo. No. Ai iscritti forse sì, ma in realtà secondo me se li bottava alla grande, secondo me un po' se li bottava. Io. Non so se a Big no.
E tu lo conosci, Alex? Pietro, certo che lo conosci. Ah, hai conosciuto chi è anche chi è leggenda, ok. Ok. Ma ha capito Alex, non mica. Sì, è un grande. Lo conosci, sì, perché sei un frequentatore di vecchia data, anche se sembra. Quindi lui lo sentivo. Lui lo sentivo sul party tutte le sere, eccetera. Quindi. Sul party. Beh, è una persona molto intelligente. Molto intelligente, sì. Azz, compagno, mi può aprire la porta? Cos'è una escort? Mi può aprire la porta? Poi vediamo un po' dopo se può fare quello dell'app e quella di ieri. Sì che vado a crestare, però. Devi fare la parte. Penso che ormai hanno capito tutti chi sei ormai. In che senso ti dissoci? Da che cosa? Non ho capito, da cosa? Eh sì, si capisce, si capisce. Solo quelli con un QI abbastanza basso non ci arrivano. Da cosa ti dissoci? Madonna, ma manco fossi dell'M6, oh. Ah, vabbè, ti associerai quando sarai più grande, sono sicuro. A meno che non sono hit, beh, allora in questo caso. Per carità. Tanto ormai è tutto normale. Allora, vediamo un po' di qua. Beh, qua sono tutti i tutorial, abbiamo già visto un po' di tutorial. Potrei anche in teoria mettermi a fare un attimo l'altro. Apriamo un attimo l'altro. Ok. Apro un attimo l'altro, tanto che lascio questo qua aperto. Così facciamo una ventina di minuti con quello di ieri dell'ape. Che voglio provare a vedere se riesco a fare qualcosa di meglio rispetto a prima. Ok, quindi togliamo Sonic. No, non togliamo Sonic, scusate. Sì, togliamo un attimo Sonic e mettiamo in realtà questo. Quindi, ah, ritorna sta cosa. Tada! Ritorno a sto gioco. Questo qua non è tanto male alla fine. Ah, perché deve rompermi le palle? Ok, vai. Allora, pratica! Pratica! Cazzarola! Dai. Eccolo qua, quello dell'albero. Non so se c'è ancora. Può vedere l'albero. Questo fa io ho detto, guarda che questo gioco è per te. Detto. Dai che parto bene e poi faccio schifo dopo. Non è affatto del 92 sto gioco, ragazzi, pensate un po'. Non lo so, tema per darsi. Ma in realtà sto gioco è del 92 dell'Amiga, quindi io avrò avuto qua pochi anni in realtà. Sto gioco è di te. Perché mica voglio vedere te a fartelo. Secondo me ti puoi fare un livello come me. Impazzisco perché guarda, bisogna stare attenti ovunque. I pallini blu bisogna evitare, sai. Non è mica facile. Beh, se vedi, tirano missili, non so. Ah, può darsi, magari tu ce la fai di più, dubito, però. Magari. Oh, Vesponi. Guarda come ti tirano roba. Stai proprio attenti. Ecco appunto. Ah, Madonna. Eccolo lì, morto. Porca troia. Ah. Mamma mia, oh. Sono stati così blu, sono i miei tipo, proiettili, tipo. Oh! Mamma mia, oh. Ecco, lo sapevo, mi hanno preso. Ma vedi che è difficile? Non è facilissimo. E questo è il livello facile, questo è facile.
Sì, bello facile. Sta venendo una necrosi a una mano, porca troia. Aspetta, ora ti leggo, scusami, qua c'è un attimo da concentrare. Già faccio schifo così, ecco. Sì, esatto, tutti, bravo. Esatto. Ma hai proprio detto bene. Guarda. Dai, niente, ma fino a qua arrivo? Io avevo fatto meglio, ieri. Oh, fanculo. Oh, premuni. Anche questo lo tengo comunque. Bel gioco, bel bellino. Ne ho altri da provare, ragazzi. Tanti altri. Qua è un canale apposta. Quindi ovviamente poi mi scarico i video e mi carico sul mio, perché non sono spesso. Così c'è un contenuto anche per il mio canale. Tanto posso farlo io. Questo lo solo io qui. Ah! Sì, le parolacce le posso dire, non ti preoccupare. Io posso. Sono dei giochi che veramente smadogni. Uno è Dark Souls, che prima o poi mi voglio fare una run tranquillo, senza pensare ai trofei. Quindi prima o poi alla fine me ne comincio un'altra tranquillo, da solo. Oppure di nuovo, già, ora vediamo. Finisco questo, una super mega run pazzesca. Senti, nel 92 che cazzo di gente c'era che giocava? Oh, tanto dio, gente veramente forte, eh. Faccio conto che sono 5 livelli appena. Era anche un altro che si chiamava 1942, un gioco di aerei, però quello devo portare, che penso che smadonni. Io 1988. Ah, nel 92 evidentemente c'era gente molto più brava di. Ma no, magari una volta riuscivo a farlo anch'io, magari. Avevo più voglia, una volta infatti finivo della roba che adesso figura. Avevo finito Pandemonium, che adesso appena vedo che è difficile lo tolgo, come va il diavolo. Forse avevo fatto dei miei amici il primo Silent Hill, avevo finito il primo Resident Evil ai tempi, ma non uscì. Dai, minchia, ma ti togli, minchia, sto cazzo di bruco. Merda. Porca troia, ero arrivato al boss, ma che cazzo. Evidentemente, ma c'erano tante cose belle. C'era una rivista che un gioco di ruolo che si chiamava La Storia Ancestrale, che davano anche le carte, figo. E io poi in realtà avevo trovato una pagina Facebook che faceva vedere tutte le PDF, tutti i numeri di quella rivista, bellissima. Ovviamente la gente ha dovuto cagare il cazzo a far segnalare, perché gente stupida segnala a caso di una rivista bellissima che non si trova più in giro, quindi era divulgazione quella lì, era divulgazione culturale, somari, che la gente veramente somara. Ed era una bellissima rivista, ma proprio bella, questa era bella. No, oh, perché... Mamma mia. Ah, finito questo, mi sa che chiudo, non ho più voglia. Comunque prima o poi migliorerò, prima o poi. Ecco. Vabbè, ragazzi.
Direi di chiuderci qua. Ci vediamo lunedì. Domani non ci sono. Lunedì penso che riprenderemo con Stumble Guys, credo. Non è che cambi idea. Anche se dovrei fare Dragon Ball, effettivamente. Comunque, vi do appuntamento alla prossima. Oddio, non fa più il controllo. Aspetta. Ok, no, mi ha fatto ripartire, basta. Ok, ragazzi, ci vediamo lunedì. Grazie per l'attenzione. Ciao!